Con la vittoria di oggi è arrivata la auspicata continuità di risultati. Sì, siamo molto contenti, insomma, di questo risultato perché sono punti pesanti. Dopo una settimana dispendiosa sapevamo che non era semplice, bisognava anche soffrire, quindi l'abbiamo fatto soprattutto nel secondo tempo dove loro hanno avuto una reazione importante e questo deve essere una vittoria di squadra, di compattezza, di grande concretezza come avevo in qualche modo detto ai ragazzi e sono stati molto molto bravi a farsi trovare pronti. Un ottimo primo tempo con il 2-0, poi una ripresa più difficile contro un Fano che ha cercato appunto di riaprirla, una ripresa di sofferenza. Ti chiedono come si può spiegare questo secondo tempo. Credo che sia figlia insomma delle tre gare, a livello psicologico ed emotivo loro sono partiti molto forte nel secondo tempo, l'avevamo un po' previsto, quindi ripeto siamo stati poi bravi in qualche modo a difendere dopo un primo tempo dove abbiamo espresso un bel gioco, abbiamo creato delle occasioni, anche il tiro di Vano insomma poteva avere sorti migliori, però il campionato è anche questo, ci saranno partite come San Benedetto dove fai un primo tempo e raccogli zero, mentre questa dove hai sofferto un po' di più, ma hai portato a casa 3 punti fondamentali. Parlando invece di primo tempo, 4 punte subito dal primo minuto per attaccare, quindi questo ha portato anche a una vittoria che può dare fiducia in vista delle prossime partite. Sì, al di là degli interpreti che erano attaccanti, anche il primo tempo l'abbiamo preparata con le situazioni dove si dovevano sacrificare e sono stati molto bravi. Poi le caratteristiche di ognuno di loro, insomma, hanno tirato fuori 2 gol e belle cose. Nel secondo tempo inevitabilmente c'era da cambiare. Un Khedira che era molto, molto provato, stesso Gerbaudo, stesso Di Molfetta, quindi inevitabilmente anche di fronte alla loro reazione abbiamo cambiato qualcosina, però ripeto, oggi era fondamentale portare a casa dei punti e l'abbiamo fatto con bottino pieno. Ti chiedono il perché di questo cambio di disposizione nel secondo tempo, passando a 5, questo cambio in corsa, ecco. Perché avevamo speso tanto, la loro disposizione con insomma, i 2 esterni larghi, i 2 attaccanti dentro, mi ha insomma, portato a questa riflessione. Ci siamo abbassati un pochino, però ripeto, era previsto e avevo detto ai ragazzi che insomma, sarebbe stata una partita complicata e l'hanno interpretata nel modo giusto.